Buonasera, buonasera, bentrovati. Nuovo appuntamento con Leader. Una puntata particolare perché non avremo l'ospite in studio, ma avremo l'ospite in collegamento per discutere, chiacchierare su quella che è la situazione attuale, partendo dalla politica, arrivando alla criminalità. Insomma, una situazione che vede Sicilia, Calabria, gran parte dell'Italia impegnata a riflettere su quello che sta accadendo alle porte della nostra nazione. Allora, per fare un discorso più complesso, ma per conoscere anche il personaggio che ora andrò a presentarvi, con il piacere ovviamente di averlo ospite, anche se diciamo a distanza, voglio dirvi subito che è un personaggio importante, uno che conosce la realtà, non solo quella siciliana, ma la realtà italiana. Lui vive in Calabria, ma ho il piacere di presentarvi Klaus Davi. Ciao Klaus. Buon pomeriggio Giacomo, grazie per l'invito e mi fa piacere essere ospite del tuo programma, del tuo format. Allora Klaus, io ho sempre il piacere di sentirti perché tu dai sempre degli input importanti, dato che la tua preparazione sul campo, si suol dire, è fondamentale. Ti chiedo subito così a bruciapelo, no? Tu vivi in Calabria, noi trasmettiamo dalla Sicilia, ma parliamo a tutto il territorio nazionale. Tra l'altro, noi siamo l'unica realtà siciliana che trasferisce, insomma, l'umore dei siciliani in giro per l'Italia. E questo è un compito importante perché vogliamo fotografare una realtà che spesso viene narrata male. Ti chiedo a te, che sei un giornalista, ecco, quando si parla di Sud, quando si parla di Sicilia, di Calabria, insomma, di Mezzogiorno d'Italia, se ne parla con cognizione oppure si cerca sempre di andare fuori da quella che è la realtà? Allora, intanto io come base Giacomo sono a Milano, con tanti permanenze in Calabria, però la mia casa e la mia azienda, diciamo, la mia struttura di comunicazione rimane milanese come base. E, diciamo, le spedizioni al sud in Calabria sono costanti, sistematiche e nel corso degli anni sono state sempre mantenute vive, insomma, quindi è un territorio che conosco bene. La Sicilia l'ho battuta tutta perché ho seguito diverse campagne elettorali e collaborai attivamente con Rosario Crocetta ai tempi, te lo Sì, ricordi Rosario? lo ricordo molto bene. Infatti, infatti. Io ho fatto No. solo la campagna elettorale, scusa, non il resto. E Rosario comunque è una persona a cui mi lega un rapporto di affetto, di amicizia, poi quello che ha fatto al governo della regione non riguarda me e lungi da me dare giudizi sull'operato degli altri e quindi ai tempi ho battuto la regione palmo a palmo, quindi la Sicilia è una regione che conobbi bene allora, ma con cui sono in qualche modo cresciuto perché comunque i figli della Sicilia sono ovunque, sono cresciuto in Svizzera, in Germania, in Belgio e lì ovunque fossi c'erano figli della Sicilia con cui sono cresciuto. Tornando alla tua domanda, è ovvio, il Sud non è narrato bene, cioè il Sud è colpito da una narrazione sbagliata, intanto più debole, cioè il Sud non ha gli anticorpi per difendersi. Cioè è facile dire sul mafioso, per esempio, la Sicilia, Sì. la Calabria, molto più semplice che non dire Milano mafiosa, perché Milano è una città, lo dico in tutti i contesti, lo ribadisco qua nel tuo importante format, Milano è una città capitale dell'editoria, capitale della finanza, capitale dell'economia, si difende benissimo, no? Mentre il sud, sciogliere un comune come Tropea o come tanti comuni siciliani, un attimo, chi li difende? Chi difende la dignità dei cittadini? Chi fa capire allo Stato che lo scioglimento è un colpo più che all'amministrazione, al territorio? Nessuno. Faccio un esempio concreto per raccontare Sì. come questo Stato italiano usa due pesi e due misure.
Milano è stata, grazie al lavoro importante della DDA di Milano, i mercati milanesi comunali sono stati infiltrati dalla cosca Piromalli. Dico Piromalli, non la cosca, no? L'ultima. Infatti. Tu hai sentito qualcosa? È arrivato qualche indicazione dal ministero? Dico anche solo qualcuno che sonda, no? Sta cosca Piromalli, come mai l'appalto è arrivato proprio a loro dal Claus, comune? Mi verrebbe da dire la mafia è solo cosa nostra, cioè nel senso cosa siciliana, non è così. Noi abbiamo raccontato, tu lo sai, voglio dire, perché facciamo questo lavoro da molti anni, abbiamo raccontato le infiltrazioni delinquenziali di criminalità organizzata dappertutto, però diciamo la madre di tutte le mafie è sempre o in Calabria o in Sicilia o nel meridione d'Italia. Sì, sì. E questo è un po' il dato. Nessuno di noi nega che ci sia, allora non è che siamo ingenui, è chiaro che la supremazia liturgico territoriale è in Calabria e in Sicilia, non è che né Giacomo e Claus, certo, neghino questo, non siamo due sprovveduti, quindi sappiamo perfettamente che, certo, le nostre terre, in tuo caso la terra di sangue, nel mio caso terra adottiva che è diventata di sangue la Calabria, sappiamo che San Luca è diciamo, l'aspetto liturgico dell'Andrangheta, Archia, Reggio Calabria l'aspetto laico dell'Andrangheta, Catania rappresenta un discorso familiare importante, Palermo rappresenta, quindi non stiamo negando questo siamo ovviamente. Però il punto è un altro, lo Stato, alcune entità dello Stato trovano molto più facile accanirsi, per questo io sono contrario a questi scioglimenti, accanirsi col Sud, tanto ha già lo stigma. Invece, ripeto, cito un caso, Cosca Piromalli, non è quella che, se non sbaglio, controlla il porto di Gioia Tauro, se non sbaglio, smercia la droga a Milano, se non sbaglio, Antonio Piromalli, che conoscevo personalmente prima, conosco personalmente prima che lo arrestassero, il figlio di Facciazza, se non sbaglio, gestiva i traffici con gli Stati Uniti e i corrispondenti della Cosca Piromalli in America, se non sbaglio. Allora, la Cosca Piromalli a Milano non è rilevante, nessun intervento della prefettura, non c'è nessun approfondimento. Improvvisamente il caso dell'estate diventa Tropea, perché Tropea è infiltrata, il sindaco dice, il ministro dell'interno, non lo diciamo noi, io non voglio querelle, ne ho già abbastanza, dice il ministro dell'interno, Tropea è infiltrata, scusate, e quindi i piromalli sono apicali solo fino al pollino, dopo il pollino non sono più apicali, dai, cioè lo Stato deve essere anche un minimo credibile, cioè io leggo dai sondaggi, cito e chiudo, sondaggio Eurispes, crolla della reputazione delle istituzioni statali, crollo della reputazione delle istituzioni statali. Lo Stato si può anche disinteressare del crollo della propria reputazione, però io me ne preoccuperei, e questi sono alcuni fattori in cui la sensazione, chiudo, è forte con i deboli e deboli con i forti. Mi spiegate perché Milano non è stata ancora oggetto di un interesse dello Stato? Te lo dico io, perché Milano, insomma, è un potentato non da poco. Tropea li possiamo tranquillamente massacrare. Poi però non mi venite a dire che lo Stato vuole rilanciare il Sud Italia. Mi dispiace se sono Giacomo così amareggiato. No, ma io rifletto molto su queste considerazioni che fai e le condivido, sono d'accordo con te. È molto più facile sparare sul bambino indifeso piuttosto che altro. Mi viene anche in mente per esempio la vicenda legata a Toti, no? Il presidente della regione Liguria, che tutti diciamo, beh, lo Stato ora in questo momento non ci possiamo fidare più di nessuno, insomma le istituzioni vanno per gli affari, fanno affari loschi, commettono crimini, insomma non rispettano le regole, poi ti tirano fuori anche l'aspetto mafioso. No? Nel contesto qualcheduno ha fatto presente anche, ma c'è anche un filo perché sono fatte le indagini per 3 anni, perché c'era dietro probabilmente qualche cosa che riguarda anche il potere criminale, il potere mafioso, insomma si sta cercando, io ti chiedo secondo quella che è la tua percezione, ma si sta cercando forse un po' troppo di generalizzare, fare finire
tutti in una sorta di pentola, perché così poi non si sa più se chi sono i colpevoli o chi sono gli innocenti. Allora, ti ringrazio per la vicenda Liguria perché è di estrema attualità. Non conosco così bene la vicenda per dare un giudizio. Sicuramente c'è la questione di Riesi, no? Ti riferisci a quella dei, sì, Riesi, dei cosiddetti riesini in Liguria. Liguria che è anche meta pellegrinaggio di presunti affiliati dell'Ndrangheta, come di decine di migliaia di siciliani e calabresi che hanno fatto la Liguria, che hanno fatto il ponte Morandi, quello ricostruito, che hanno fatto, che hanno lavorato H24 per ricostruire la Liguria. Non ti so dire, cioè, se non mi permetterei di giudicare il lavoro della procura su questo fatto specifico delle infiltrazioni mafiosi. Anzi, cioè, sicuramente è un problema. Io stesso lo dissi a Toti ai tempi. Toti è stato il mio direttore in Mediaset, uno dei migliori direttori della storia di Mediaset, un bravissimo direttore, però parlo di anni fa, parlammo a lungo di quelle che sono le infiltrazioni al nord in Liguria. Non ti so dire se la procura abbia elementi fondati oppure sia stato un po', come dire, esagerata la vicenda. Non sono favorevole ovviamente alle indagini, la procura fa il suo mestiere, dobbiamo lasciarla lavorare, quindi vedremo poi cosa succederà nelle fasi processuali. Sicuramente il problema al netto di la questione Toti, la questione dell'infiltrazione in quel caso, sicuramente l'infiltrazione al nord è un grande, grande, grande non detto. Cioè, comunque, allora è vero, ieri il TG1, l'altro ieri faceva un servizio su Gioia Tauro alle 20, quindi l'edizione da 8 milioni, che è guardata da 8 milioni di persone. Non un riferimento su però chi acquista questa droga. Cioè, scindere il fatto che la droga entri da Gioia Tauro, poi dal consumo sistematico, è un'altra forma di narrazione che penalizza il Sud. Perché è vero che poi è stato specificato nel servizio che Gioia Tauro non è l'unico porto dove entra la droga, ma forse è il porto dove si indaga meglio, dove si indaga di più, no? Questo rispetto ad Ancona, rispetto a Livorno, sappiamo tutti cosa c'è in Toscana, tra Camorra e 'Ndrangheta, rispetto ad altri porti. Ma il punto non è solo come entra la droga, il punto è chi la compra di più. Faccio l'esempio della mia città, Milano, pro capite, lo dice l'Istituto Mario Negri, noi siamo i principali acquirenti di cocaina in Italia. Tu senti mai una parola su questo? Allora, ben vengano i servizi su Gioia Tauro e sui bunker di Platini. Dopodiché vorrei anche l'onestà intellettuale, gli apparati dello Stato e degli organi di informazione, di dire chi la compra. Siamo sempre al solito punto, sparare sulla Calabria, sulla Sicilia, per poi omettere chi è che arricchisce la 'Ndrangheta. Guarda, ci siamo due persone in Italia che diciamo questa cosa e chiudo. Nicola Gratteri e Klaus Davi. Nicola Gratteri è quello che è, capo della Procura di Napoli, è uno che dice quello che pensa e se ne frega di tutto e di tutti. Klaus Davi non è nessuno, però io su questa cosa qui, dell'ipocrisia che attorni al nord e a Milano, quindi inviterei anche gli apparati dello Stato, quando vanno in televisione a parlare di Gioia Tauro, di Rosarno, di Catania, di Santa Paola, di eccetera eccetera, di dire però che questo sistema economico si basa sulle complicità, sulla ipocrisia e sul consumo del nord Italia. Ma ci vuole tanto a dirlo? Ecco, quello che dici è giustissimo. Io aggiungo nel contesto, essendo un giornalista come te, la differenza che noi notiamo. Vedi, noi siamo una televisione siciliana che trasmette tutto ciò che si produce in Sicilia per l'Italia. Insomma, vogliamo parlare molto ai tanti milioni di siciliani o meridionali in generale che ci sono in Italia, perché vedi, una cosa che io voglio evidenziare, lo dico a te che sei
spesso ospite in varie trasmissioni televisive, perché il tuo prezioso, la tua preziosa esperienza viene sempre tenuta in forte considerazione. Vede, se sei tu che parli di Sicilia, tu sei Klaus Davi, che è stato in Sicilia, conosce il territorio siciliano, si è fatto un'idea, ha parlato con i colleghi, è una persona che può essere importante per, non dico giustificare, ma per parlare in maniera corretta della nostra terra. Io la cosa che noto, ed è la cosa che specialmente mi dà un po' fastidio, è che poco o quasi mai si sente chiamato in causa, per esempio, un addetto ai lavori siciliano che conosce la realtà e che può dare una chiave di lettura seria, corretta, senza diciamo giri di o arrampicarsi sugli specchi. Noi viviamo questa terra, la viviamo da sempre e sappiamo che cosa significa, quali sacrifici i nostri padri, le nostre madri hanno fatto nel passato, perché sono sempre state bistrattate. Fino a qualche anno fa, caro Klaus, il siciliano o il calabrese era considerato come l'uomo con la valigia, l'uomo con la valigia in mano, il migrante perenne, colui che andava alla ricerca di fortuna in giro per il mondo. E attenzione, su questo nulla questio, perché effettivamente la nostra terra è stata abbandonata dal regno delle due Sicilie in poi, diciamo, dalla famosa liberazione garibaldina, per intenderci. Ma io distinguerei però, Giacomo, la Sicilia dalla Calabria, cioè la Sicilia comunque ha fatto grossissimi passi avanti, le stragi di mafia hanno avuto una tragedia, ovviamente, un lutto che paghiamo ancora, no? Enormemente, e tu mi insegni con tutti i servizi che hai fatto, tutti gli speciali che hai fatto, ancora due estati fa quando ti ho telefonato, no? In piena estate, ti ricordi, andavi in onda e certo, ti ho chiamato e ti ho complimentato per il lavoro che facevi con coinvolgendo tutte le redazioni della Sicilia, che è lodevole questa cosa che hai fatto, che non era la prima volta, lo facevi sempre. Però la Sicilia ha avuto nella tragedia il merito di sviluppare comunque uno sostrato di società civile, comunque c'è. Quello che dici tu è tutto vero, perché il problema rimane tale: esodo dei giovani, impoverimento economico, il fatto che sia una terra che non è sufficientemente valorizzata, classe politica locale che è quella che è, quindi tutte le cose che hai detto le sottoscrivo e sono sotto gli occhi di tutto. Però la Sicilia ha saputo dare uno scatto in nazionale, internazionale, dopo le stragi, dopo gli attentati, dopo tutto, un po' diverso. E comunque uno sostrato, che ne dicono i pessimisti, dai, un sostrato di società civile io in Sicilia l'ho vista. Cosa Nostra è forte, lo sappiamo che è forte, acquattata, però non è più così determinante nei giochi politici. La palla è passata nelle mani delle mafie che gestiscono la droga, che sono molto più avvedute, molto più furbe, non farebbero mai una roba come i corleonesi. Ti immagini l'andrangheta che fa una roba così? È proprio, siamo agli antipodi, no? Quindi sulla Sicilia sono d'accordo con te, però siete riusciti a dare qualche scatto, anche per esempio sul turismo, cioè, ma chi viene più in Sicilia impaurito? Nessuno, cioè è presa d'assalto, quindi quello che manca forse è l'investimento industriale, territoriale, dare dei segnali importanti. Io per esempio non sono sfavorevole al ponte personalmente, perché comunque iniziamo col ponte, si costa tanto, ok, ma diamo un segnale, l'Europa lo vuole, ti dico un parere da laico, eccetera. E non, perché devo essere contrario al ponte e fare la guerra a Salvini? Non mi interessa. Su un segnale internazionale, nazionale lo darei. La Calabria non è messa come la Sicilia. La Calabria ha una società civile più debole, l'antimafia è in forte declino, meno significativa. Tieni conto che hanno tolto la scorta a Bentivoglio, Tiberio Bentivoglio, poi io ho fatto il mio intervento, eccetera, poi gliel'hanno ridata. Questo ti dà il senso dell'antimafia, intendo antimafia di apparato statale che è scombussolato. La Sicilia è un po' meglio, Giacomo. Sicilia è un po' meglio. La Calabria è proprio, se non ci fossimo in 5, 6, 7, 8, 10, 15 persone, tra cui ci metto anche il presidente della regione Occhiuto, devo dire, che fa il suo, che si fa sentire,
che rompiamo le scatole, non voglio dire parolacce, sarebbe il silenzio totale. Chiudo dicendo che la classe politica della Calabria, per quanto la Sicilia sia discutibile, noi abbiamo proprio in giro, non mi fare dire altro, in giro, e questo non è un bel messaggio per lo Stato, veramente degli avanzi di galera che avrebbero tolti di mezzo. Però su questo chiudo perché non voglio che Cagnes venga querelato. No, assolutamente no. Io tra l'altro devo dire che c'è un Guinness dei primati. Io forse sono tra i pochi giornalisti, me ne vanto, perché io cerco sempre di fare chiarezza su quello che mi accade intorno. Non ho mai avuto una querela, ho solo avuto una minaccia di querela. Ma fortunatamente non ne ho mai avute, quindi devo dire che il mestiere ho imparato a fare. Posso assicurare che nello Stato italiano c'è qualcuno a cui stanno simpatici anche i Papalia. Non mi fare dire altro. Io volevo dirti questo, hai detto bene, la Sicilia è una regione che ha delle intelligenze al suo interno molto importanti. Il problema è che queste intelligenze sono stufe di dover dialogare contro il muro di gomma su cui rimbalzano quotidianamente. E questo il problema. Cioè la Sicilia lo dimostra, per esempio, ti faccio un esempio, perché di queste ore la ST Microelectronics prende tutti questi fondi per far sì che si possa dimostrare al mondo intero che in Sicilia c'è anche l'epicentro di una tecnologia che porterà sicuramente giovamento al mondo intero. Questo per dirti che la Sicilia vuole scrollarsi di dosso l'etichetta che qualcheduno gli ha affibbiato. Attenzione, noi ci abbiamo messo del nostro per avercela, non è che non siamo consapevoli. Però ha fatto passi avanti, dai, cioè la Sicilia ha fatto grossi passi avanti, dopodiché ha problemi strutturali enormi. Questi problemi strutturali li abbiamo, e tra l'altro però c'è l'opportunità del digitale, cioè ora le cose le puoi fare anche dalla Sicilia, o dalla Calabria. Io faccio l'imprenditore, un'agenzia di comunicazione a Milano, però d'estate io il 20 luglio vado in Calabria, vado a Reggio, poi me ne vengo a Catania, perché tu sai che i locali di Catania, tu sai benissimo, sono tra i migliori del sud Italia, me ne vengo a Catania, mi faccio gli excursus a Catania e me ne sto fino al 7 settembre, andando poi a Milano a secondo degli impegni professionali, ma prendendo l'aereo. Quindi la Sicilia, secondo me, ha dei problemi, ma ha comunque dei segnali importanti. Devo dire che dal presidente della regione, che è una figura nazionale, una figura di spessore nazionale, non si può dire tutto di Schifani, ma non che non abbia uno spessore di tipo nazionale, mi aspettavo quel quid in più, perché Schifani, due punti, un titolo sui giornali o nei TG, ce lo fai. Quindi se è in ascolto, come so che è in ascolto, Schifani, mi aspetto da lui più determinazione, più presenza. Non nego che stia lavorando, non mi permetterei, non sono uno di quelli che dà giudizi affrettati, però il presidente della regione mi aspettavo un po' più di grinta, un po' più di cosa. Però, ecco, ma ripeto, questa, Klaus, questa considerazione che tu fai, che io ovviamente sposo in toto, sono convinto anche io che bisogna anche saper comunicare, ma il problema fondamentale si ritorna a quello che ti dicevo prima io, ma quanto la televisione nazionale in questo caso ha la voglia di sentire Schifani o di veicolare eventualmente l'operosità di un'isola, punto interrogativo, perché vedi, è facile puntare la telecamera, mandare il collega da Milano, da Napoli o da Roma per venire a magari a versare anche spesso lacrime di coccodrillo su quello che accade di negativo. Io dico che la Sicilia vuole, ripeto, scrollarsi di dosso questa situazione e operativa. Ma l'ha già fatto, siete riusciti in parte, Giacomo. Ci stiamo riuscendo. Ora, noi, come impegno della nostra struttura televisiva, non ti nascondo che è un impegno gravoso, molto importante economicamente, molto
importante. Lo stiamo facendo con lo spirito di servizio. Vedi, anche il fatto che io chiamo Klaus Dabi, a parte che è un caro amico e che stimo tantissimo, ma voglio dire, è questo quello che noi vogliamo trasmettere. Noi vogliamo far sì che si possa capire, e lo dico ai tanti siciliani che sono in Italia, la Sicilia è una delle regioni più importanti nel contesto, nel panorama italiano. È una città, una regione che ha capito cosa serve per potersi elevare, per poter tornare ad essere uguale in un contesto nazionale. Perché vedete, non ci sono regioni di serie A o serie B, o se siamo italiani, e allora cerchiamo tutti insieme di far sì che si possa cambiare il trend. Questo lo dico, attenzione, non è utopia, è la consapevolezza del fatto che anche in Sicilia, hai detto bene, turismo, tecnologia, mancano le infrastrutture, faremo a meno anche di qualche politico presente, lo vorremmo anche trasferire in Alaska, che so, in Africa sudorientale, perché voglio dire, ci sono delle lacune. Però Giacomo, rispetto agli anni 90-2000 c'è un abisso, cioè certo non basta il turismo, non è che noi risolviamo il problema strutturale dell'occupazione del sud con il turismo o dei ragazzi che se ne vanno con il turismo, però il percepito, ti posso assicurare, è molto migliorato, e la Calabria va un po' anche a traino della Sicilia, cioè alla fine il percepito migliorato della Sicilia, piano piano anche la Calabria si sta evolvendo. In più aggiungo che con una classe politica all'altezza, Sicilia, Calabria, Puglia sono al centro del Mediterraneo, i grossi giochi, con un'Africa che si sta infrastrutturando, che sta crescendo a dismisura, un Medio Oriente va bene in ebollizione perché c'è una guerra, ma comunque il mondo arabo che hai visto anche acquistando i diritti del calcio sta dando forti segnali, certo. Su cui do ragione a Renzi, di occidentalizzazione eccetera, e non te lo dice un simpatizzante di Hamas, tutto al contrario. La Sicilia, la Calabria e la Puglia, ci metto la Puglia ovviamente, anche tutto il sud, noi sud potremmo avere un ruolo importante e fondamentale. Aggiungo che la tecnologia può aiutare la Sicilia, perché comunque alcuni business li puoi fare dalla Sicilia. Un po' la pandemia ha spinto gente al sud, che è tornata. Infatti. Quindi che è tornata, i ragazzi, i nostri ragazzi che sono tornati. Quindi da questo punto di vista un salto di qualità si può fare. Certo, il progetto dell'autonomia, qualche differenziata, qualche problema me lo pone. Però comunque, secondo me, anche queste ZES che sono state fatte, se ci sono, qui lo sai meglio tu di me, ottimizzazioni fiscali per le imprese, fare venire imprese, fare venire industrie, secondo me si può, con lo Stato che l'affianca, cioè si può, questi sono territori dove comunque potrebbe convenire investire per la grande impresa, non chiudere le imprese come avviene a Catanzaro con l'Abramo Customer, che era avvenuto anche a Palermo, no? Qualcosa di simile, ma investire sul sud, certo ci deve essere il governo centrale. Ci deve essere il governo centrale. Tu prima hai citato così il ponte sullo stretto di Messina, io ti dico che sono a favore al 100% e ci aggiungerei anche qualche percentuale se fosse possibile, perché il ponte sullo stretto darebbe l'inizio finalmente a un cambio di passo infrastrutturale, perché voglio dire... Certo, non me ne frega. Dell'occupazione. Cioè, è un'idea di Salvini e chi se ne frega? Può avere una buona idea, ma chi se ne frega? È questo che devono capire. Bravo. Cioè Salvini è convinto, si batte, anche contro, devo dire, difendendo Salvini da questo punto di vista, apparati del suo partito che sono contrarissimi a questa cosa qui, invece Salvini, diciamo, ha questo legame. Lo posso testimoniare perché è sempre venuto, io ho fatto il consigliere comunale a San Luca in Aspromonte, è sempre venuto, ha sempre risposto alle cose, una persona, poi per carità può piacere o non piacere, tante cose con Salvini litighiamo al telefono eccetera, però da questo punto di vista un segnale anche all'Europa di vitalità del sud lo possiamo dare. Sì, bisogna fare anche la 106, non ho capito, c'è dubbio, ma diamo un segnale. Facciamo che tra l'altro, la 106.
Tra l'altro, ti voglio dire, io lo faccio ormai da 40 anni. Io sono tra 40 l'altro anni. La faccio sempre la 106, la faccio sempre perché spesso sono sull'Adriatico, arrivo a Taranto, io sono un guidatore provetto, Taranto 106, piena di autovelox, chiudo, e io la faccio un sacco di volte la 106. Dico una cosa, andate piano, è vero che ci sono gli incidenti, lo dico anche andate a me stesso. Piano, perché certo. No, ma io ti dico, sono 40 anni che sentivo sempre la stessa barzelletta raccontata un po' dalle forze politiche, probabilmente specificatamente più da una parte, devo dire. Ah, ma ci sono tante priorità, ci sono tante priorità, ci sono tante priorità. Io quando sento parlare di priorità mi vergogno di me stesso, perché dico, ma sono 40 anni che sento parlare di priorità e non ci sono né le priorità e né le altre cose che dovevano essere fatte. Il ponte sullo stesso di Messina. Ma se facciamo il ponte, poi facciamo anche la 106. Siamo perfettamente facciamo d'accordo, Klaus. Allora, io volevo dirti questo, intanto avrei piacere, la redazione tutta avrà piacere studio. Di ospitarti a Catania quando verrai, una buona granita. Io amo Catania, mi fai dire una cosa su allora... Catania, sul sud, fammi dire solo velocissimo, la sì. Sicilia, il sud, parliamo di sud, il sud spacciato come omofobo, come maschista, come eccetera, allora il sud ha prodotto un governatore omosessuale in Sicilia, infatti. Uno in Puglia. E ricordo anche chi ci ascolta che Catania ha avuto uno dei primi locali gay della storia d'Italia negli anni 30, alla faccia del macismo e dell'omofobia della Sicilia. Cioè, infatti. Sono tutte cazzate, scusami. No, hai fatto bene a dirlo, è una licenza poetica che accetto volentieri. La Sicilia, Catania in particolare, più di Palermo. Che è più libertaria di Palermo, Catania, più libertina, più libertaria con i locali, eccetera, eccetera, è stata un segnale di grande liberalismo. Liberalismo totale, ognuno a casa propria è libero di fare quello che vuole, la mia libertà finisce quando entro nella tua libertà. Poi col fascismo li hanno messi al confino, ma non i catanesi, appunto. Il fascismo. Non i catanesi convivevano benissimo con tutte le sensibilità. Con tutti. Questo per dire cos'è il sud. Ecco. Bene, Klaus, allora io per me è sempre un piacere ascoltarti, sentirti, ti ripeto e ti rinnovo l'invito, quando sarai a Catania sarai nostro ospite, ti aspettiamo. A breve. E poi volevo dire, per chiudere, tu so che scrivi libri, insomma sei sempre in giro, ecco... Dici in 30 secondi quali sono i tuoi programmi, non quello che farai stasera, ma quelli che sono i tuoi programmi futuri. Chiudo dicendo che sono molto coinvolto, lo sai, perché ti aggiorno con il mio stalking sulla vicenda israeliana. Io sono ovviamente vicino alle comunità ebraiche che in Sicilia, poi un giorno facciamo una puntata se vuoi sulle comunità ebraiche. Ricordiamoci che il 10% dei siciliani nel 1500 erano ebrei, quindi parliamo di una capitale ebraica del Mediterraneo. Sono molto coinvolto su questa vicenda di Israele e poi come attività televisive continuerò le mie attività tranquillamente. Sto lavorando a un progetto di programma, speriamo che vada in porto e quindi tutto continua come prima. Allora, auguroni per tutto quello che fai. Io ti ringrazio. Grazie a per... te, grazie a Tania, sì. Grazie a tutti e ci vediamo presto perché io farò 2 mesi al sud in estate, quindi è un attimo da Reggio Calabria, è un attimo proprio. Bene, io ti aspetto, ti aspettiamo, io ti ringrazio ovviamente per la tua disponibilità, ringraziamo i nostri telespettatori che ci seguono da tutte le parti d'Italia, voglio ricordare le nostre coordinate, continuate a scriverci, noi siamo a vostra disposizione con redazione @spazionotizia.it e mettiamo a disposizione anche vostro un numero telefonico che è il 379-224-2420. Come sempre, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo leader. Ciao Giacomo.